Che non c'è niente. Arrivo! Amico! No! Dove stai andando? Di nuovo in mare! Bravo! Vedete che è un genio lui. Grandissimo. Grandissimo. Screensaver, shut up. Yeah, il cliente preferito, te sei il mio venditore preferito. Semi chip chop, 10 rupie. Vai. Vediamo un po'. Allora, semi chip chop, con questo semi puoi usufruire della vista di un gabbiano in volo. Accede allo schermo degli strumenti, seleziona il fagotto, assegna il seme ad uno dei pulsanti di idea. Quando sei in volo col gabbiano, premi A per accelerare e R per annullare. Thank you, 10, 5 punti. Grazie amico. Adesso? Non vedo gabbiani. Come faccio? Ah già, aspettate. Così e così. Vai. Devo premere qualcosa. No. Che fregatura! Io voglio le mie rupie! Adesso non troverò più rupie per l'eternità, infatti ne ho trovata una. Ok. Oh, vabbè, posso restare anche senza rupie, non è un problema. Ci vediamo a... al coso sopra. Un'altra cosa che ho scoperto, lo dico adesso mentre salgo, è che tipo ste piante vi danno l'energia magica, quella che usate per la foglia. Adesso vi faccio vedere, no? Se voi tipo entrate, ne ho sprecata un po' e me l'ha già rigenerata. Guardate, adesso l'ho usata, no? Se io tipo entro... Avete visto che me l'ha ricaricata? Figoso. Ho trovato un paio di rupie mentre ne venivo, ma... Sei. Comunque, siamo arrivati. Eccoci qua. Dove dovevo andare. Questa diciamo che è l'ultima cosa, poi vado. Vado al danno. Orca vacca. Adesso voglio vedere se riesco ad arrivare di là. Però prima giro il vento. Oh, sarei impallato. Sarei impallata la bacchetta. Prima giro il vento a... Dov'è? Nord. Sperando di arrivarci, perché... Ci arrivo là sopra. Vai bel! Vai? Sì, ci arrivo. Sono... Arrivo! Eccomi. Oh, salve. Niente. Vuota. Cos'è sta miseria? Però non c'è neanche un bottone. Bottoni? Bottoni? Come faccio a tirare giù quella scala? Non ditemi che ogni volta devo rifare qualcosa, perché sennò mi ammazzo, eh. Vabbè. Tizio? Beh, incredibile, sei volato fin qui, di' la verità. Allora, se è vero che sai volare, perché non premi quell'interruttore? Come? Dov'è? Lassù, nell'arcipelago dei boschi. Voi siete un canocchiale?
Sì che ce l'ho il cannocchiale, ma devo tornare indietro. Ma io ti ammazzo. Interruttore su, su. Su. Cos'è sto robo? E questo? Se vuoi entrare nella galleria Minitendo, che si trova nei sotterranei di quest'isola, dovrai azionare l'interruttore. Prova a dare un'occhiata con il cannocchiale, vedi subito, si trova sull'altro lato. Diventando socio, ti sarà spiegato come premerlo. Ma io non sono ancora socio, purtroppo. Ah, se solo potessi volare come i gabbiani. Fai vedere? No. Oh merda. Sono un gabbiano. Mamma. Ma no, Link c'è. Cosa stai facendo, Link? Mamma. Sono un gabbiano, sì. Ah. E adesso posso sparare? Posso prenderlo l'interruttore? Vai! Vai! Ci arriva? Vai! Oh! Yes! Oh, scala! E andiamo! È morto il gabbiano però? Sì, sto stronzo che si butta! No, ce l'ho ancora, vai! Yes! Andiamo! Mio parola da cavaliere! Verso. No. No, non posso andare oltre. Vai! Ah! No. Che palle! Vai! Di qua! Oh! Calmo! Giù terra! Giù terra! Giù terra, cattivo! Cattivo gabbiano! Giù! Giù terra! Giù terra! Giù, giù, oh ma non tocca neanche mica per terra sto qua. Basta. Dove è finito Link? Link! Ma non era qua davanti? Giù terra, giù terra, giù, mi faccio fermarlo. Ah, R. Che figata, che se non lo sapevo. Però devo andare a ricomprare un altro seme adesso. Magari mi servirà. Devo farmelo servire. Comunque, wow. Non sapevo che eri socio, anch'io lo sono diventato, finalmente. Chissà quali miniature mi avrà preparato. Gli ho portato così tante immagini, non sto più nella pelle. Immagini? E salve! Benvenuto nel paradiso dell'artigianato, nel salone dell'arte e del buon gusto. Benvenuto nella galleria Minitendo. Prima volta che qui... No, non ce la faccio a fare la R, non ci vuole. Prima volta che qui da noi, chi ti ha mandato? Per carità, sono contento di averti qui. Sai, non per vantarmi, ma sono un artigiano tecnicamente perfetto. Però comincia a venirmi meno l'ispirazione e i soci della galleria diminuiscono. A proposito, sai come si diventa soci? Per le miniature in mostra ho tratto l'ispirazione da immagini catturate dai clienti. Coloro che mi portano le immagini catturate e rinvigoriscono la mia ispirazione sono nominati soci e possono accedere alla galleria. Screensaver. Hai qualche immagine da mostrarmi? Forse? Forse sì. Una luna. Oh. L'immagine è ben realizzata, ma mi sembra che manchi qualcosa. Non so, non mi ispira. Forse devo fare una foto a lui. Sto bamboccio. Toh! L'ho sfocata. Toh, se non è contento gliene faccio una anche a lei, va bene? Signore? No. Eh? Che ne dice, eh? Ops. Se il soggetto non mi convince. Vuoi la miniatura di quel maniaco? Biondo, bello e giovane. Non è poi così male. Ah, il mio impulso creativo è alle stelle. Ti supplico, incaricami di realizzare la miniatura.
Ma cos'è sto qua, masochista? Ne sono certo, sarà un capolavoro. Come ti chiami, bel bambino? Pago? Bene, pago, da oggi anche tu sei socio della galleria Mi Nintendo, col cuoricino. Entro domani la tua miniatura sarà completata, nel frattempo dà un'occhiata. Ma cosa? Ah, qui nelle porte? Posso entrare? Oh, sì, io posso entrare. Salve. Permesso. Cos'è? Oh, fammi leggere. Come osservare le miniature? Per osservare dall'alto al basso, per ruotarle, usa lo zoom. Visuale descrizione, annullare. Facile, facilissimo. Ah. Ok. Bella sta miniatura. Molto bella. Direi che ha un gusto molto invisible. Si mischia molto con l'invisible, direi. Questa è uguale a quell'altra, però. Pure questa. Idem, idem. Oh, ma... sì, vabbè, è facile fare tutto il soggetto invisibile. Toh, anch'io riesco a farne uno invisibile, se voglio. Però non lo faccio perché non le so fare. Faccio. Qui? Che c'è? Sembra di stare nel coso delle poste. Mi dica. Se mi spiega ancora come leggere. Sì, va bene. Ok, anche qua è cosa invisibile. Ma immagino anche che nelle altre ci sia la stessa cosa. Però gli sfondi cambiano. Bello. Ogni stanza tipo rappresenta un luogo diverso. Tipo questa sarà l'arcipelago dei boschi. Questo è il coso delle poste. Questo non so cos'è. Questo non so cos'è. Questo non so cos'è. Questa è l'isola Taura. Questo, boh, mi sembra l'oceano. Ma ok. Pago, nel mondo della produzione artigianale delle miniature il processo di periodo è segretissimo. Gli immaginari sono vietati. Mi ha detto di tornare domani. Come faccio? Fatti preparare anche tu alcune miniature. Come faccio? Provo a disequipaggiare l'immaginografo. Ah, ma sei scemo? Sì. Capito. Provo a uscire. Uscire e rientrare. Aveva detto che mi faceva la miniatura del tizio, del bamboccioli. Oh merda. Oh merda! No. Ho forse capito perché non si vede niente. Spero che non è quello che penso io. Non c'è niente. Perché il tizio ha detto che mi fa le miniature. Giusto? Però gli servono le foto. E io devo fargli le foto dei personaggi che c'erano in ogni area? Oh merda.
Ecco perché allora. Perché questo utente che mi sta aiutando, diciamo, mi ha detto di fare attenzione a fare le foto ai boss. Merda, però. Ne ho saltati due. Ne ho saltati due. Ne ho saltati. E vabbè, ancora non ce l'avevo l'immaginografo. Vabbè, fate conto che ce li ho. Però non mi dà. Devo cagare, mai. Stronzo. Ok, va bene, niente. Non sarà al 100%, ma. Ci ho provato. Cioè, non sapendo niente è impossibile farla al 100%. Quindi. Rupi, niente. Oh, grazie. Grazie, fascio d'erba. Finché ci sei tu, io vivo.